Ed eccoci qui, sempre su Beyblade G-Revolution per l'ultima parte, la tredicesima. Siamo arrivati alle finali del campionato mondiale del Beyblade e adesso dobbiamo scegliere i nostri due concorrenti. Allora, come prima scelta vorrei mettere Daichi stavolta e Takao come secondo. Sarà Daichi il primo a scendere in campo e affronterà... Chi affronterà Daichi? Brian. Sempre gli stessi affronta come personaggi. Va bene. L'altra volta c'era stato il professor K, stavolta ci sarà Daichi in squadra. Mi sembra giusto cambiare. Io so che questa è l'ultima parte, che questo qui il torneo è la fine, non ci sarà un dopo, non ci sarà la sfida contro la BEGA. Peccato, sarebbe stato bello fare anche quella parte, magari forse sarebbe stato più interessante di questo, del campionato in sé. E invece il gioco ha deciso di concluderlo qui al campionato mondiale. Peccato, me la sarei fatta una sfida contro il più forte di tutti, Brooklyn. Invece niente. Il nostro ultimo avversario sarà il nostro rivale di sempre, Kay. Pensavo che ci sarebbe stata la sfida contro la BGA, poi ho visto un video proprio perché volevo soddisfare la mia curiosità, ho guardato la fine e ho scoperto che il torneo si conclude qui, cioè il gioco si conclude al torneo, non va oltre. Ok, usiamo Gaia? No, l'ho usato prima lui, Lizard. Vediamolo qui, to. Vai Gaia Storm. Sistema Brian. Questa qui è fatta, eh? È stata una vittoria facile. Ci siamo respinti a vicenda stavolta. Thank you.
Vai, 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 dai, ci attacca, attacca Gaia Storm. No, dopo Gaia Storm apparirà l'attacco. Siamo arrivati a due tacche, posso anche utilizzare Gaia Storm. Comunque non lo so, magari in futuro potrei anche portare altri videogiochi su Beyblade, ma molto più in là. Ho giocato un po' in modo altalenante, sì, le prime sfide come dicevo divertono, poi diventa un po' monotono, alla fine è sempre uguale il gameplay. In ogni modo ho portato un po' a piccole dosi, riesco a giocarlo, dai. Se dovessi giocare per ora questo gioco mi stuferei. Brian eliminato. Questo ovviamente lo accediamo come al solito. Oh no, non va bene per il Blitzkrieg Boys. Brian ha perso solo scontro. La vittoria va a Daichi. BBA Revolution portano a casa altri 6 punti. Ora Blitzkrieg Boys sono sotto di 3 punti. Turno di Takao. Contro. Ok, dovrebbe essere lui, no? Tala. Che cosa? Poi Yuri, non è Tala. Qui viene chiamato Tala nel gioco, in questo gioco. Colpo di scena, non c'è Kay nella finale di questo mondiale. Non segue la storia dell'anime e del manga, no? La storia... No, fanno tutto così, non c'è la sfida con Kay, ma con Yuri, qui chiamato Tala. D'accordo, sfidiamo Yuri, Tala. Sono un po' rimasto male, eh. Volevo la sfida con Kay. Mai troppo tardi per pensare a Kay.
Stare attento a non farmi sbattere fuori. Ok, siamo a due tacche, usiamo Ultimate Dragon. Lui è vero, usava Wallborg. Il lupo. Ne fa dei danni anche Wallborg. La CPU ha deciso di lasciare Kay in panchina. Scelta più che errata in realtà. Non avrebbero potuto mettere. Avrebbe dovuto scegliere Kay con Yuri. Ok, abbiamo vinto. Seconda mano. Stavolta però voglio arrivare al massimo, tre tacche dai. Voglio scatenare tutta la potenza di Ultimate Dragon. Riprovi con Wallborg.
Stanno un po' andando a vuoto i miei attacchi. Ci siamo. Possiamo scatenare Ultimate Dragon alla massima potenza adesso. Vediamo un po' quanto gli farà di danno. Ancora un po' l'ha distrutto. Di 4000 gli abbiamo fatto, più di 4000 di danno o giri gli abbiamo tolto. Ok, vabbè, questa la perdiamo. E voilà. Mi sembra che Talano sia stato all'altezza della sfida. La vittoria va a Takao. La vittoria di Takao giunge 6 punti. BBA Revolution sono in vantaggio con 6 punti. Punto è il turno di Daichi. Contro Yuri Tala. Ah. Per me rimane sempre Yuri. Coraggio Daichi, cerca di impegnarti, non fare una pessima figura contro Yuri. Pelino. Ok, dovremmo esserci, sì. Vai.
Tra l'altro Yuri non ha ancora utilizzato Wallboard. Ah, l'ho nominato. Ok, vinta. Stavolta ne perderò non una ma due. E poi farò la finale con Takao, dai. Lasciamo vincere Yuri. Va bene così. BBA Revolution perdono il turno, Daichi non ha avuto fortuna, vince Tala che fa guadagnare ai Blitz Greg Boys dei punti importanti. Ciò significa che Tala Blitz Boy guadagnano altri 6 punti. E ora BBA Revolution si trovano al comando con 3 punti di distacco. Ok, adesso con Takao vinciamo ovviamente. Contro Brian. Finiamola qui, Brian. Questa è proprio la finale, eh. Sono veramente agli sgoccioli. Siamo proprio alla frutta. Voglio arrivare a meno 2 attacchi e poi scatenerò di nuovo Ultimate Dragon. Ok, posso scatenare Ultimate Dragon. Vai, fagli vedere chi sei. Thank you.
Gli do solo zap, è deciso. Voilà, no, ha resistito. Adesso sì. Turno 1 ho vinto, turno 2 lo vinceremo. Perfetto. 11.000, eh. Stavolta arriverò a 3 al massimo per scatenare il mio 3 Ultimate Dragon. Mi sa che questo è il suo ultimo attacco con Lizard. Non avrà altre occasioni Brian di attaccarmi con Lizard. Ok, ci siamo. Ultimate Dragon, alla massima potenza. Non lo eliminerà. Ronnie ne toglierà un bel po'. Infatti. Va benissimo così. Concludiamola qui, no. Finita. E ti concedo l'ultima vittoria a tavolino, Brian. Voilà. Oh no, non va bene per il Blitzkrieg, boys. Brian.
ha perso lo scontro, la vittoria va a Takao. BBA e Revolution portano a casa altri 6 punti. Blitzkrieg Boy stanno perdendo terreno con 6 punti di svantaggio. Dunque finisce così il torneo, abbiamo vinto. I concorrenti vogliono per favore raggiungere il palco? Ah no, aspetta, c'è Kay. Momento. Che spettacolo straordinario, ragazzi. Sapevo che questo campionato sarebbe stato diverso, ma non mi aspettavo tanta spettacolarità. Onestamente, tutti e due meritate di vincere il campionato. Il vostro è stato il combattimento di Beyblade più epico che abbia mai visto, e ne ho visti tanti. Che non c'è stato lui il combattimento tra Takao e Kay, comunque, Piccoli dettagli. La vostra passione e il vostro impegno non solo intrattengono, ma addirittura ispirano il pubblico e tutti i telespettatori, senza dimenticare gli appassionati di Beyblade di tutto il mondo. E grazie a persone come voi che i Beyblade sono così forti e famosi. Grazie. Grazie, Mr. Dickinson. Grazie. Grazie, ma non sono nell'umore di gareggiare. Ci vediamo, Takao. Dichiaro ufficialmente che la squadra vincitrice di quest'anno è la BBA Revolution. E ora una bella ovazione per Hiro, il professor K, Hilary, Daichi e Takao. No, non riesco a credere di essere qui. Aspettate che lo racconti nel mio blog. Oh no, ero così impegnato a guardare la partita che ho dimenticato di calcolare la loro potenza. Forse ora Takao la smetterà di vantarsi, dato che deve condividere la gloria con un'intera squadra. Però mi sembra difficile. Takao, sono orgoglioso di te, di tutta la squadra. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il vostro supporto. Non posso pensare a un fratellino migliore. Grazie, Hiro. Ma sai che non saremmo qui senza la tua capacità di comando. E non dimenticare di ringraziare Jin della burrasca quando lo vedi. Ehi, sono il campione del mondo! Sono il campione del mondo, finalmente! Ehi, mezza cartuccia, vorrei dire che siamo i campioni del mondo! Ah sì, certo, beh, io comunque sono ancora deciso a combattere con te, Takao. Dopodiché sarò io il vero campione del mondo. Tu non ti arrendi mai, eh? E voilà, il gioco finisce così. Ci sono i titoli di coda onnipresenti in ogni videogioco. Direi di lasciarvi ai titoli di coda. Noi ci salutiamo qui e ci rivediamo per il prossimo gioco. Ciao!